Radio Radicale, siamo con l'onorevole Cattaneo di Forza Italia per parlare delle polemiche che hanno riguardato il condono edilizio, tema che è stato, diciamo, stralciato dal decreto semplificazioni durante l'incontro di ieri sera a Palazzo Chigi. Si era formato uno schieramento, credo, da quello che hanno riportato i giornali, tra Conte e un ministro del Movimento 5 Stelle, e poi Conte ha dovuto battere ritirata. Sembra che questa proposta sia arrivata in qualche modo dalle regioni e dalla conferenza Stato, regioni, che oggi hanno smentito. Allora, come trova questa vicenda per la quale non si trova il proponente del condono e Conte, insomma, in qualche modo ha dovuto battere ritirata? Ma io credo che siamo alle solite, insomma, perché attenzione, qua si è parlato subito di condono, ma spesso io parlerei più di burocrazia. Cioè, in Italia, io ho fatto il sindaco, lo sappiamo che ci sono pendenti negli uffici comunali ancora i condoni degli anni 80, lo sappiamo che anche degli altri due condoni successivi non hanno ancora, diciamo, evaso le pratiche. Perché non le hanno evase? Perché magari se c'è da dire a uno che deve abbattere la casa, non glielo si vuol dire, perché al contrario, magari. Se chiudere il condono vuol dire versare qualche centinaio, migliaio di euro, si prende tempo. E allora un governo serio cosa fa? Affronta questi problemi. Un governo poco serio li dilaziona ulteriormente. Tanto voglio dire, sono lì appesi da 30 anni, facciamo altri 40 o 50 e poco cambia. Allora ecco cosa manca a questo governo, la serietà. E seconda cosa, in molti casi noi pensiamo che il tema condono in realtà sia più legato alla burocrazia. Cioè, negli anni si è andata talmente a inasprire le leggi, per cui lo sappiamo bene che anche rifare un bagno di casa, aprire una finestra è diventato impossibile. E spesso si sono create delle situazioni in cui non se ne viene a capo, ma francamente io non penso che gli italiani siano tutti cementificatori speculatori. Allora anche qua vogliamo togliere la burocrazia, bisogna farlo con coraggio e ogni tanto bisogna anche aprire le maglie. Ma se invece alla fine prevale la logica manettara di cui il 5 Stelle è spesso portatore, per cui se uno ha un problema non è la burocrazia che lo opprime, ma lui che vuol fare il furbo, non ne verremo mai a capo. Noi siamo orgogliosi di stare da sempre dalla parte liberale che ha fiducia nel cittadino italiano e vorremmo togliergli un po' di scartoffie dalle scatole. Quindi noi saremmo stati assolutamente a favore di un alleggerimento e di una presa in carico di tutti questi problemi. Senta, lei da responsabile infrastrutture di Forza Italia, che cosa potrebbe dire sulla polemica che c'è stata con le regioni che comunque hanno evitato di prendersi la paternità di questa proposta? Ma anche lì hanno lanciato il sasso, hanno tolto la mano perché il problema esiste. Io l'ho affrontato anche quando ero vicepresidente dell'ANCI, mi sono occupato di questo tema. Quindi sicuramente qualcuno nelle regioni il tema lo ha sollevato. Poi appena è venuta fuori la parola condono che fa paura, allora hanno ritrattato. Però anche qua intendiamoci, insomma, cioè vogliamo la formula sostanza, non chiamiamolo condono, chiamiamolo burocrazia che opprime, allora forse ci va bene il provvedimento. Io sono abituato a guardare le cose nel merito. E secondo me in Italia, anche sul tema edilizio, di ciò che è stato, di ciò che è e di magari tanti guai anche che gli italiani oggi hanno, non per demeriti loro, ma perché c'è un groviglio di regole francamente incomprensibili in queste situazioni, dovremmo occuparcene e risolverlo. E invece lo facciamo a seconda del titolo che mettiamo, che si chiami esso condono o si chiami invece in altro modo. Lei ritiene che ci sia un problema nel decreto semplificazioni che non verrà affrontato? Prego, 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 che verrà affrontato il tema come si può dire, del modello Genova nel decreto semplificazioni. Allora mi sembra che Conte sia un fautore di questo sistema, forse c'è qualche problemino nella sua maggioranza. Io credo che alla fine la montagna partorirà il topolino, nemmeno quello, perché se si vuole semplificare bisogna avere coraggio e bisogna togliere tantissimi livelli di controllo, stratificazioni che rendono impossibile l'apertura di un cantiere. Il modello Genova va bene, lo abbiamo soltanto con favore, poi lo dico, attenzione, il modello Genova è estremo dall'altra parte, cioè non è che uno può appaltare miliardi di euro senza nessun tipo di evidenza pubblica, questo non piace perfino a noi. Però una robusta semplificazione sarebbe quanto mai auspicabile. Ma i nodi verranno al pettine, siccome il 5 Stelle è espressione di un modello invece che vede sempre un corrotto e un corruttore, che l'imprenditore è un prenditore, il costruttore è un palazzinaro, questo hanno detto nelle piazze, su questo hanno preso il 33%, vedrete che alla fine di semplificazioni non ce ne saranno, perché prevale proprio nella cultura e nella visione del paese del 5 Stelle questa idea.
che i controlli devono rimanere, perché c'è sempre qualcuno che vuole fare il furbo. Questa è la loro idea. Noi siamo orgogliosi dall'altra parte. Certo, lei vede un governo paralizzato dai veti incrociati, nel senso che noi vedremo che tra qualche giorno ci sarà l'inaugurazione del nuovo ponte di Genova, però non si sa ancora se la concessione autostrade verrà rinnovata. Allora, chi firma per la liberatoria per la ripresa del nuovo ponte, se ancora non è chiaro questo aspetto, e quindi ritiene che il governo in qualche modo non riesca a prendere decisioni importanti? Io credo che i nodi stiano venendo al pettine, i numeri al Senato si assottigliano, ma soprattutto è un governo che non riesce a prendere decisioni ed andare avanti perché sono divisi su tutto. Il decreto semplificazione, secondo me, è già uno scoglio importante dove alla fine non se ne verrà a capo, ma poi c'è tutto il resto. Io incomincio a credere che davvero, e noi lo auspichiamo, questo governo vada a casa, e se non va a casa prima dell'estate sarà appena dopo o appena dopo le regionali. Bene, la ringrazio il responsabile infrastrutture di Forza Italia, l'onorevole Cattaneo della Commissione Finanze. Grazie.